Buonasera a tutti i telespettatori da Marco De Luca e benvenuti al TG Nord. Si avvicina sempre più il congresso federale della Lega Nord che eleggerà il nuovo segretario e nell'attesa di capire quali saranno le vere candidature andiamo a sentire nelle parole di Roberto Maroni quale sarà l'iter congressuale del Carroccio. Vediamo. L'eventuale candidatura di Bossi alla segreteria della Lega è benvenuta. Io l'ho detto, dimostra che Bossi tiene la Lega, dimostra che la Lega non si prevedono scissioni, spaccature o cose del genere, dopodiché per la prima volta saranno chiamati a votare tutti i militanti, chiunque può candidarsi con i requisiti previsti dalo statuto e quindi benvengano le candidature. Funziona così, si presenteranno le candidature entro l'11 di novembre. Poi dall'11 di novembre a fine novembre ci sarà la raccolta di firme. Ogni candidato dovrà raccogliere tra 1.000 e 1.500 firme. A fine novembre sapremo effettivamente chi sono i candidati veri, quelli che avranno raccolto le adesioni dei soci militanti, dei militanti, e poi il 7 di dicembre ci saranno... Ci sarà il voto di tutti i militanti. Chi vota i tesserati? Bisogna essere tesserati. I soci ordinari militanti, non solo i tesserati, ma quelli che sono, che hanno la qualifica di socio militante prevista dallo statuto da almeno un anno al 15 di dicembre. Sono circa 20.000 soci, è la base della Lega, il popolo leghista, per la prima volta chiamato a eleggere direttamente il segretario federale. Quindi sono contento, vedremo quanti saranno i candidati. Secondo lei quanti potranno essere? Due, tre? Non lo so, io so chi vorrei, però lei vedremo. Un giovane, ha detto più volte che preferirebbe un giovane a guidare la Lega. Mi sembra che questo sia quello che succede negli altri partiti. In casa PD si parla di Renzi, PDL c'è Alfano che si sta muovendo. E io penso che anche in casa nostra dobbiamo guardare al futuro. Dopodiché mi fa piacere se Bossi si candida, perché Bossi rappresenta la storia della Lega e vuol dire che tutte le fantasticherie su spaccature, scissioni, maroniani contro bossiani, bossiani contro tosiani, tutte balle, perché quello che conta è la Lega, che è nel cuore di tutti noi. Poi abbiamo opinioni diverse su tante cose, ma nel cuore c'è la Lega. E questa anticipazione di Bossi mi pare che possa essere eletta in questo senso. Lei ha un buon rapporto con Berlusconi, però non nasconde che le piacerebbe che fosse Alfano a guidare il partito. Al di là del fatto che lei non vuole entrare nelle cose di altri partiti, però le piacerebbe questo schema. Un'alleanza. Io ho un buon rapporto con Berlusconi e un ottimo rapporto con Alfano. Siamo stati al governo, abbiamo fatto tante cose contro la mafia insieme, quindi li ho sentiti in questi giorni, continuo a sentirli perché mi interessa capire quello che succede, non voglio interferire nelle vicende interne al PDL, però mi piacerebbe che Alfano rimanesse al fianco di Berlusconi per rilanciare la sfida del centrodestra. Mi interessa anche perché siamo alleati con questo partito qua in Veneto e in Piemonte e quindi voglio che questa alleanza possa continuare senza spaccature, senza scissioni che servirebbero solo a indebolire il centrodestra. Io lavoro per questo, ma ripeto, senza interferire con le vicende interne del PDL.